in collaborazione con Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano. Signore e signori, amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento con il Gioco è Fatto via Skype. Siamo ancora al tempo del coronavirus, quindi siamo tutti rigorosamente a casa, ma noi continuiamo a parlare di calcio. E questa sera parliamo di calcio di Serie D con due presidenti, perché la situazione sta diventando davvero preoccupante, quindi vogliamo guardare tra presente, ma anche chiaramente occuparci di quello che potrà succedere nel futuro. E allora cominciamo subito a salutare tutti gli ospiti che mi fanno compagnia. Cominciamo dalla bella Diletta Bitorso. Ciao Diletta, buonasera, benvenuta. Ciao Massimo, buonasera e bentornati al Gioco è Fatto via Skype. Ci stiamo abituando, Diletta, ormai. Ormai tocca usare questi mezzi tecnologici. Un saluto anche ad Andrea Labbate. Ciao Andrea, buonasera, benvenuto. Ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata. Fa piacere intanto avere la possibilità e il modo di tornare a parlare di calcio, anche se il terreno verde per ora è molto distante. E poi un saluto a due grandissimi presidenti, due delle realtà più importanti della nostra regione. Cominciamo da Gabriele Giusti dell'Aglianese. Ciao Gabriele, buonasera, ciao, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. E poi Tommaso Zepponi del Grassina. Ciao Tommaso, buonasera, benvenuto. Ciao Massimiliano, ciao a tutti, buonasera. E parliamo quindi con due grandi presidenti della situazione che appunto si sta vivendo nel campionato di Serie D. Andiamo Abate, per cominciare, tornare in campo a breve sembra sempre più difficile, di settimana in settimana mi sembra si stia allontanando questa possibilità che si torni in campo in tempi brevi. E allora? Mi sembra anche a me, Massimiliano, direi che soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile la stagione è sicuramente conclusa, visto che le scuole non riapriranno, e da questo punto di vista la Lega Nazionale Dilettanti, secondo me, a livello Italia dovrebbe quanto prima a comunicare questa cosa, perché è ovvio che se non riaprono le scuole non riapriranno neanche i settori giovanili, mi sembra evidente. E questo quindi la Lega Nazionale Dilettanti deve prendere un po' il coraggio a quattro mani, comunicarlo e decidere anche cosa fare con le classifiche, se annullare o no la stagione. Per quanto riguarda i dilettanti, a livello regionale la vedo molto molto complicata. La Serie D è nel classico limbo, è fra il calcio dilettantistico regionale e quello professionistico. La Serie D sicuramente dipenderà un po' da come verrà gestita la situazione in alto, perché comunque viviamo in una struttura piramidale che dalla Serie A poi scende e si ramifica fino alle regioni, di conseguenza le decisioni che vengono prese in alto comunque influenzano quello che succede in basso. Se la Serie A, come pare stamattina, voglia ripartire il 31 maggio, è chiaro che poi dovrà ripartire anche la Serie B e a gioco forza il resto dei professionisti. In qualche modo ci saranno delle promozioni e delle retrocessioni, siamo molto curiosi di capire come verrà fatto per la Serie D, perché io credo che invece la Serie D scendere in campo prima del 30 giugno sia quasi impossibile. Allora, sentiamo i due presidenti, cominciamo da Gabriele Giusti, il tuo punto di vista, tornare in campo comunque in vista dell'estate oppure ripartire a settembre per portare a termine la stagione oppure annullare tutto, qual è il tuo punto di vista? Io penso che ritornare in campo sia in tempi brevi sia praticamente impossibile, perché le limitazioni sanitarie che oggi ci sono impediscono ovviamente di allenarsi, perché mettere 30 ragazzi dentro uno spogliatoio è veramente fantascienza. Io sarei per l'ipotesi di annullare tutto e di ripartire a settembre con il nuovo campionato, chiudendo questa annata che purtroppo verrà ricordata non tanto per i titoli sportivi, ma per quello che è successo a livello sanitario e sociale e economico.
quindi penso che in questo momento qua ripartire con il calcio la vedo quasi una cosa abbastanza forzata, specie nel mondo dilettantistico. Magari una Serie A dove hanno 800 milioni di diritti televisivi ha un senso. Il mondo dilettantistico che si basa sulla passione, sulla voglia, sul coinvolgimento, secondo me in questo momento questi tre pilastri vengono meno. Tommaso Zepponi, il tuo punto di vista su questo tema particolarmente difficile anche da sviscerare. Le valutazioni del presidente Giusti sono sicuramente condivisibili, però c'è anche una classifica che ha espresso dei valori a 8 giornate dal termine e il Grassina potenzialmente ancora in corsa per la Serie C. Sì, sicuramente Massimiliano, allora concordo in gran parte con quello che ha detto Gabriele sul fatto che la vedo molto difficile la ripresa per quanto riguarda il nostro mondo dilettantistico, che come sanno tutti è molto ma molto diverso dal professionistico. Quindi cosa penso? Sicuramente l'ogio, l'interesse di Grassina era quello di finire il campionato, naturalmente eravamo in una posizione interessante con ancora possibilità anche di vincere il campionato, però ecco, se non ci sono le condizioni sanitarie per poter appunto continuare, bisogna per forza prendere delle decisioni che sicuramente non potranno accontentare tutti. Sicuramente ci saranno quelle società che saranno contente, chi meno, quindi è dura prendere una decisione. Io sono molto preoccupato per il futuro del nostro calcio, quindi spero vivamente che si possa riprendere appunto l'attività il prima possibile, e per quanto riguarda le decisioni bisogna attenersi a quelle che prenderanno, insomma. Presidente Giusti, ti aspetti una decisione ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti a breve? Perché insomma anche questa attesa comincia veramente a snervare, no? Lo spero perché sinceramente stiamo vivendo una situazione abbastanza particolare, dove ci sono tesserati che chiedono rimborsi, società che non sanno quello che devono fare. Cioè stiamo vivendo tutti in un limbo che è la situazione peggiore, perché la cosa peggiore di non prendere una decisione, cioè di sbagliare e non prendere proprio una decisione. Quindi in questo momento siamo proprio nella situazione peggiore. A mio avviso dovrebbe essere presa una decisione, purtroppo, come diceva prima giustamente il presidente, scontenterà alcuni, altri meno, e da lì ripartire. Una decisione che però a 360 gradi riguardi sia i contratti che abbiamo con i tesserati, sia quelle saranno le regole delle successioni e delle promozioni, in modo da poter iniziare fin da oggi, uno, a dare seguito agli impegni economici che le società avevano preso, perché in questo momento, almeno per quanto ci riguarda, molti sponsor ovviamente hanno dovuto bloccare quello che era il contributo che potevano dare. Dall'altra parte abbiamo i tesserati che giustamente chiedono il rimborso. Non sappiamo se riniziamo, se non riniziamo, cosa deciderà la Lega. Oggi la patata bollente, purtroppo per fortuna, è in mano dei presidenti e va sul loro buon senso. Questo è secondo me un errore. Eh sì, è una situazione davvero molto delicata. Serve una linea di indirizzo, più che altro serve una linea comune, Andrea Labate, perché insomma anche il discorso, qui stiamo parlando di rimborsi, non stiamo parlando di contratti, quindi di rimborsi spese. Non c'è stata l'attività, quindi il rimborso viene meno, ne viene meno una parte. Poi c'è anche chiaramente il coinvolgimento da parte dei presidenti, che spesso hanno di fronte dei giocatori etichettati come dilettanti, ma che di fatto sono professionisti, che hanno una famiglia, e allora insomma credo che vada presa una decisione anche per uscire da questa situazione molto difficile, no? Beh sì, ci sono alcune squadre della Serie D che sono 2 mesi che non giocano, perché in Lombardia non si gioca da metà febbraio, sono 2 mesi e sono tanti. Come hanno detto i due presidenti che abbiamo qui ospiti e al gioco è fatto, e come abbiamo detto anche in qualche puntata precedente, in questo momento gestire una Lega Nazionale Dilettanti, un comitato, qualunque cosa essa sia,
non si può fare i passacarte, non si può fare gli impiegati, bisogna prendere una decisione, bisogna avere il coraggio di prendere una decisione, che sia sbagliata, che sia giusta, ma dare un'indicazione, perché è arrivato un momento in cui chi ha un ruolo di presidenza, un ruolo decisionale, faccia quello che deve fare, cioè decidere cosa succede. È chiaro che sicuramente, come ha detto Tommaso prima, una decisione sicuramente scontenterà qualcuno, se uno dice che fotografo la classifica ora, promuovo solo la prima, ma le seconde a un punto possono arrabbiarsi, non faccio retrocessioni, ne faccio solo due, ne faccio, ne parlo di Serie D, non ne faccio quattro, non insomma, qualunque cosa sia, sicuramente sarà una decisione che farà discutere, come è normale che sia. Però io credo che passato un mese di completo stop, due mesi per la Lombardia, bisogna prendere una decisione, bisogna dire, perlomeno se si dice, se non si riparte entro il 30 giugno, questo succederà a settembre, si riparte la stagione nuova, si concluderà quella vecchia, sempre che a settembre si possa riprendere ed è tutto da vedere. Quindi insomma, comunque capisco che non è facile, però capisco anche che chi ha un ruolo decisionale e come ha il Presidente del Consiglio comunque prende delle decisioni, così il Presidente della Lega Nazionale Dilettante della Federazione deve prendere una decisione. Diletta, temi difficilissimi, cerchiamo di alleggerire un po' questa discussione, poi la riprendiamo perché poi è quella centrale in questo periodo. Un pregio e un difetto dell'Aglianese, visto che abbiamo il presidente che ci ascolta, un pregio e un difetto di questa squadra che era stata costruita con obiettivi importanti, che poi insomma durante l'anno qualche problematica l'ha avuta. Allora, un pregio sicuramente è la storia recente dell'Aglianese, che ha fatto un capolavoro. Un difetto è forse non essere partita con il piede giusto in questa stagione. Presidente, dovessi definire l'Aglianese di quest'anno con un aggettivo, come la definiresti? Ce ne sarebbero tanti. diciamo è stata un'annata abbastanza travagliata. Purtroppo abbiamo... Se ti dico che sei un mangio allenatore, ti arrabbi? No, no, la verità. Ognuno ha le proprie caratteristiche. Sì, poi costa meno cambiare l'allenatore della moglie, quindi su questo non c'è dubbio. Diletta, un pregio e un difetto invece del Grassina, che invece possiamo definire un po' la squadra rivelazione del campionato e non solo. Allora, un pregio del Grassina me ne viene in mente tanti, diciamo che è... Quello che magari può rinchiudere un po' tutto è il gruppo, in cui includo anche i tifosi perché sono il 12° uomo in campo. E un difetto del Grassina... Oddio, non lo so. Brava Diletta! Difetto... Tommaso, perché se poi lo trovo adesso ci penso. Diletta, se pone a te dire che sei un mangio allenatore, non te lo posso dire perché insomma con Innocenti sta andando tutto in maniera eccezionale, avete trovato un'alchimia quasi perfetta. Tommaso non è un mangio allenatore, ma è stato, scusa Tommaso se ti interrompo, un mangio ADS, perché prima dell'arrivo di Prosperi ogni anno cambiava direttore sportivo. È vero, abbiamo cambiato spesso direttore. Comunque niente, tornando al rapporto con Matteo, è un bel rapporto, ha iniziato questo percorso con noi e l'ha fatto in una maniera insomma che tutti sappiamo, quindi niente, siamo contentissimi del rapporto che abbiamo e gli auguro di rimanere a Grassina il più possibile, ma se dovesse andare via di, insomma, di spiccare il volo verso magari altri palcoscenici e altre categorie. La Diletta intanto sta ancora pensando al difetto del Grassina, ma è difficile perché insomma state vivendo veramente un momento facile. Andrea Labate, l'Aglianese poteva fare sicuramente di più, al di là dell'aspetto dei tre allenatori cambiati durante la stagione, però la squadra era stata allestita sicuramente per poter stare nelle parti alte della classifica, o sbaglio? Beh, diciamo era una delle squadre che poteva essere candidata al ruolo di outsider e di entrare magari nella zona playoff, ma se fosse rimasta ai limiti della zona playoff avrebbe fatto il campionato per cui era stata pensata, secondo me. E ha pagato il triplo cambio di allenatore, cioè i tre allenatori, il fatto che la seconda scelta dell'allenatore non si sia rivelata poi quella giusta, quella azzeccata, invece è stata poi quella di Colombini, che è vero che vince poco ma non perde mai,
e questo sicuramente è tornato utile nel momento in cui la classifica cominciava a fare un po' di paura alla squadra nero-verde, e da lì la squadra, con una continuità di risultati che abbiamo citato, è riuscita a risollevarsi in classifica, ha trovato una sua identità, un suo modo di stare in campo, e questa è sicuramente la cosa più pregevole del campionato dell'Aglianese, e lo stop al campionato sicuramente è una di quelle società che ne è stata penalizzata, perché era in un momento in cui stava risalendo in classifica, era mentalmente più tranquilla, più sgombra da situazioni di classifica pericolose, e quindi sicuramente avrebbe fatto un finale di campionato, secondo me, in cui si sarebbe tolta le soddisfazioni, che era quello che chiedeva la società: non dover vincere, non dover essere per forza protagonista, ma togliersi delle soddisfazioni. Nel finale di campionato, secondo me, questa Aglianese se ne sarebbe andata. Presidente Giusti, hai preso la squadra praticamente in prima categoria, hai fatto una cavalcata straordinaria davvero, vincendo a ripetizione campionati e coppe. Adesso sei arrivato in Serie D, è il punto d'arrivo, oppure i professionisti sono un obiettivo che ad Agliana, insomma, si può raggiungere? Anche perché facciamo una valutazione da imprenditori, forse tra una Serie D di vertice e una Serie C, insomma, le differenze economiche poi non è che siano altissime, non sbaglio. Sì, è vero, il problema principale è che purtroppo questo momento ha un po' sparagliato le carte di tutte le società, quindi sai, ci sarà un po' da rivedere un attimino con calma i progetti, i budget e tutto, perché purtroppo quello che abbiamo vissuto fino a febbraio non sarà più, quindi a 360 gradi per tutto, su tutti, quindi c'era da capire bene questo. Sicuramente la storia dimostra che siamo una società ambiziosa, però siamo anche una società che gli piace fare i passi giusti, senza sfare e senza disfare soprattutto. Zepponi, per voi Serie C cosa significa? Un sogno oppure un obiettivo che non rientra per il momento nel vostro progetto? No, vabbè, sarebbe un sogno, però cioè, quando facciamo gli sport, dico sempre, io non bisogna porsi limiti, no? Quindi Grassina come sempre va in campo per cercare di fare il meglio possibile, quindi perché no? Bisogna essere ambiziosi, bisogna cercare sempre di puntare al massimo, e quindi sì, è un sogno raggiungibile. Impiantistica sportiva, presidente Giusti, insomma, avete un bello stadio, Bellucci d'Agliana, però per quanto riguarda il discorso allenamenti siete messo un pochino peggio. Sì, la gestione degli impianti non è diretta nostra, ma c'è una società che li gestisce, che è praticamente una specie di cooperativa tra tutte le società sportive aglianesi. E purtroppo in alcuni momenti abbiamo avuto grosse difficoltà nel reperire gli spazi per allenarci, soprattutto spazi idonei. Siamo dovuti andare più volte a Montemurro l'anno scorso, quest'anno siamo andati più volte a Mezzana o al Boari a Pistoia, quindi è una situazione abbastanza ingarbugliata, perché c'è il sindaco di mezzo, c'è di mezzo questa società, tra l'altro a giugno sarebbe scaduto il bando di gestione, quindi non so neanche poi a livello tecnico come verrà gestito questo bando, che penso non ci siano stati neanche tempi tecnici per rifarlo, quindi passando vicino ai campi dicevo, che bei campi a Agliana, mi sono fortunati, però poi in concreto la cosa non è così. Però presidente, un anno fa più o meno, ma forse un anno fa, durante l'estate scorsa facemmo una chiacchierata io e lei, e ci disse appunto che una delle dei motivi per cui il suo distacco dalla società, che a un certo punto sembrava cosa fatta intorno ai mesi di aprile e maggio dell'anno scorso, invece cambiò, ci fu la possibilità di rientrare, addirittura non già più con il ruolo di direttore generale, ma con il ruolo di presidente, anche perché ci sarebbe stata la possibilità di una gestione attraverso, grazie anche al comune di Agliana, degli impianti sportivi. Ecco, volevo sapere se da questo punto di vista durante l'anno i colloqui con l'amministrazione comunale sono andati avanti e ci sono novità da questo punto di vista, anche no, se mi sembra che non è cambiato niente. Sono rientrato perché mi hanno incastrato Gianni e Fabio e Lorenzo. È arrivato Lorenzo e mi ha incastrato subito Lorenzo Vitale, quindi niente, sono stato contento di rientrare, di dargli una mano. C'è un bel gruppo, c'è un bel clima e pensavamo di avere qualche soddisfazione sportiva in più, però dai, non ci lamentiamo.
Ancora mancano 8 giornate al termine, quindi insomma c'è la possibilità di potenzialmente, forse, cioè, ovviamente di risalire la china. Tommaso Zeponi, intanto l'impianto ovviamente del Belmonte è un impianto splendido, per voi la situazione com'è invece a livello logistico? Ma a livello di impianto, noi, come sapete bene, insomma, giochiamo e ci alleniamo su un campo che non è di gestione nostra, è della Belmonte, con cui abbiamo un forte accordo. E quindi niente, ci alleniamo sempre lì da quest'anno e giochiamo lì. Ci saranno da fare degli interventi, penso, perché se non sbaglio c'è l'illuminazione LED da rinnovare, però niente, c'è una concessione da parte del comune e io spero che appunto con la Belmonte riusciamo a trovare un accordo con il comune. Insomma, vorrei una mano, vorrei un aiuto da parte dell'amministrazione comunale, vorremmo sia noi che la Belmonte per appunto poter proseguire l'attività. Il progetto del nuovo stadio a Grazina, Tommaso, è un progetto arenato oppure è un progetto? Il progetto del nuovo stadio del Grazina è un progetto che è stato accantonato, che è sempre vivo, che è nei vostri pensieri? No, non è stato accantonato, è sempre vivo. Sapete benissimo però il sindaco di Bagnaripoli quanto ha dovuto, insomma, ha avuto tanto da fare in questo periodo con la Fiorentina, si sa tutti del centro sportivo che appunto verrà fatto qui a Bagnaripoli, però è un discorso ancora aperto, se sicuramente quando potremo riprendere l'argomento ci rivedremo e ne riparleremo, perché la volontà e anche l'esigenza, abbiamo bisogno di questo impianto a Grazina per poter proseguire l'attività. Questo è indubbiamente un altro aspetto particolarmente importante, quello dell'impiantistica. Presidente Giusti, potessi prendere un giocatore al Grazina, chi gli prenderesti? A Tommaso Zepponi lo chiami, dicevi: Presidente, io sono pronto a prendere Edoardo Marzieri. Edoardo Marzieri, lo riprendi, insomma, che fai? Il primo amore non si scorda mai. Invece Zepponi potesse prendere un giocatore all'Aglianese, chi prenderebbe? Chi prenderei? Rosati? Può essere il 10 Rosati? Insomma, no. È fortunato. Come? È fortunato, quindi prende un altro. Ma si riprenderà. Fa lo sconto, Presidente. Gli fa lo sconto. Due squadre comunque sicuramente ben attrezzate. Parliamo di giovani. Presidente Giusti, ma questa regola degli under finisce per penalizzare società come l'Aglianese, secondo te, oppure è un valore aggiunto per la Serie D? Ma è un valore aggiunto se hai giovani sui quali poter lavorare e se hai la possibilità di lavorarci per più anni. È ovvio che avere dei giovani ti permette di tenere un monte rimborsi ovviamente più livellato, però dall'altra parte a livello proprio calcistico delle volte ti può esporre a dei rischi, perché sicuramente un ragazzo del 2001 o del 2002 non ha la stessa prontezza di un veterano. Noi fortunatamente in questi due anni siamo stati abbastanza fortunati, perché l'anno scorso avevamo Chiti che è andato nella primavera della Fiorentina, quest'anno abbiamo... La Fiorentina lo riscatterà, Presidente, Chiti? Speriamo. Ancora non ci sono interlocuzioni tra le parti? No, ancora no. Tutto in stand-by. Anche quest'anno abbiamo 2, 3, 4 ragazzi molto ma molto validi, quindi diciamo che noi siamo contenti del nostro reparto quote. Se avete visto anche quest'anno gli interventi che abbiamo fatto a dicembre riguardavano più gli over che gli under, quindi diciamo i nostri problemi erano più lì che sulle quote. Grazie alla situazione under assolutamente positiva, Zepponi, insomma, tra l'altro avete una formazione juniores che sta facendo bene, quindi anche in proiezione futura c'è l'imbarazzo della scelta. Sì, io credo che dai, avremo un futuro abbastanza roseo vedendo i ragazzi appunto sia degli juniores che le quote che giocano stabilmente in prima squadra. Ci deve essere un giusto mix tra appunto i giovani, le quote e gli esperti. Non è facile, almeno per quanto ci riguarda, Grazina, negli anni in cui sono stato io, non è facile trovare
diciamo quegli esperti, quelli che poi hanno anche i rimborsi più alti, in una certa maniera. In una certa maniera intendo seri, responsabili, che ci tengano veramente alla causa e che ti aiutano, per quello anche ti guadagnano. E questo è un altro aspetto importante. Diletta, qual è il top player del campionato di Serie D Girone, il giocatore insomma che nella tua squadra di fantacalcio prenderesti subito? Io prenderei tutta la squadra del Grassina, prenderei. Brava Diletta. Sì, perché è una matita, sta facendo benissimo, è sulla cresta dell'onda, quindi anzi gli faccio il mio in bocca al lupo. Grazie Dile. Andrea Labate, parlando di top player, una coppia d'attacco formata per esempio da Sciamano e Moscati non sarebbe mica male. Eh beh, insomma, hai scelto, non sei proprio caduto malissimo, Massimiliano. Insomma, Sciamana, un giocatore che abbiamo avuto anche qui, ospite del Gioco è Fatto, che viene da anni importanti, 3-4 anni fa fece per esempio benissimo nella Correggese, trascinando la squadra alla lotta per la vittoria del campionato. Moscati, che il presidente Giusti conosce benissimo perché ha avuto l'anno scorso in maglia nero-verde, è un giocatore che quest'anno forse ha fatto molto di più di quello che qualcuno si potesse aspettare, perché un'esplosione del genere. Ma è questa la coppia top che faresti? Sì, ma direi che Moscati e Sciamanna è una coppia che ci può stare, ma gli attaccanti forti in questa categoria ce ne sono tanti. E Cardito dell'Alba Longa per esempio è un altro ottimo giocatore, tanto per nominarne uno, ma ce ne sono tanti. Io, se mi permetti Massimiliano, volevo però fare una domanda prima di chiudere ai due presidenti, perché volevo chiedere a Giusti e Zepponi se vi trovaste di fronte il presidente Barbiero, leader, massimo rappresentante del Dipartimento Interregionale, per la stagione successiva, visto che così annusando l'aria né Aglianese né Grassina hanno problemi di sopravvivenza per la prossima stagione, cosa che invece avranno tantissime altre società. Ecco, però cosa Giusti e Zepponi chiederebbero a Barbiero, per esempio gratuità delle tasse di iscrizione, fideiussioni, che cosa chiedereste per poter agevolare il compito delle vostre società, che sicuramente come tutte le altre società avranno una riduzione di budget importante? Questa è una domanda importante, la giriamo a Barbiero, che spesso ci segue. Presidente Giusti, cominciamo da te. Sicuramente la tassa di iscrizione andrebbe un attimino rivista, magari abbassandola o addirittura annullandola. Un'altra cosa che ci potrebbe permettere un vantaggio sarebbe il discorso quote. Cioè non scalare direttamente come era il programma sulle quote, ma che ne so, magari confermare, scartare il 99 che ha già fatto 2 anni e mezzo di quota, ma magari avere 2 2000 e 2 2001. In questo modo è già un bacino di giocatori che noi abbiamo all'interno delle nostre rose oggi. Non vi costringerebbe ad andarle a cercare fuori e quindi spendere? Bravo, magari invece di cercarne 8, come dovremmo fare un altro anno, ne potremmo cercare 3 per andare giusto a rimpinguare quel numero. Secondo me una formula unica non c'è, esempio fare anche gironi molto più limitrofi, perché oggi delle volte magari ci possono essere trasferte molto lunghe, io penso al Prato che va a Pizzano, che deve andare a Borgo, insomma sono costi per le società. Tornare quindi al girone della passata stagione praticamente Toscana. Cioè, non è detto, magari anche le squadre bolognesi potrebbero essere attaccate per vicinanza. Ridurre le distanze. Tommaso Zepponi, invece le tue proposte per la Lega Nazionale Dilettanti? Ma concordo con Gabriele, ci vorranno degli aiuti veri, concreti, per quanto riguarda le iscrizioni, ma penso anche un pochino più a 360 gradi, anche gli impianti, la concessione degli impianti, cioè ci deve essere un aiuto da parte delle istituzioni, se no è dura, perché avete detto l'Aglianese e il Grassina comunque andranno avanti perché non hanno problemi, e i problemi ci saranno anche noi. Secondo me il ridimensionamento sarà globale, tutti lo avremo il ridimensionamento. Ci sono società che si basano sui tornei estivi, società che si basano sui ristoranti, bar, società che si basano sugli sponsor. Cioè questo
c'è da parte chiunque di questo, diciamo, ridimensionamento. Ora, a tal proposito, voglio dire, si sta creando, abbiamo creato un gruppo WhatsApp con diversi presidenti di tutte le categorie del dilettantismo, dove appunto ci stiamo confrontando per vedere quali possono essere le varie situazioni, varie da chiedere, aiuti da chiedere sia all'istituzione comunale che alla federazione. Quindi siamo in contatto, appena finirà questa emergenza credo che ci riuniremo per vedersi e appunto per parlare di quali possono essere le soluzioni per cercare di mantenere vivo il nostro calcio. Penso che siano tutte proposte interessanti, anche se insomma il momento è davvero delicato, una riduzione dell'utenza, insomma una serie di agevolazioni in diverse direzioni. Geppone, il tuo pensiero sul blocco delle quote, perché questo è un altro aspetto direi importante che ha toccato giusto, insomma il 2002 potrebbero ancora attendere. Concordo con Gabriele perché penso sia giusto congestionare le quote, anche per il discorso che se no avremo altri costi per le società aggiuntivi, bisogna cercare i giovani, andarli a comprare, quindi altri soldi. È un momento dove non ci sono, quindi bisogna cercare di trovare soluzioni appunto migliori. Giusti, per chiudere, Monterosi oppure Grosseto nella lotta per la vittoria finale? Poi ci mettiamo dentro anche Grassa e Albong. Io penso che alla lunga la possa vincere il Monterosi. Pensiero di Zepponi su questo, diciamo, grande sprint di vertice. Ma io invece penso più per i Grassi. Ci credi ancora, insomma. Avremo il Grosseto in casa da quest'ultima giornata e quindi c'è la speranza. Se devo dire una fra Grosseto e Monterosi, però dico Grosseto. Grande bacino d'utenza, insomma, siamo qua a cercare di capire. Diletta, insomma, lo sprint è ancora, Grassina ci crede, vedi? Infatti tutti pensavamo che fosse una corsa a due, tra i nostri pensieri c'è sempre stato Grosseto e Monterosi, invece ora Tommaso ci ha confermato che anche il Grassina è sempre lì pronto, quindi semmai riprenderà questo campionato ne vedremo veramente delle belle. Andiamo a battere il Grassina per vincere il campionato, se dovesse riprendere? Beh, sarebbe un miracolo sportivo, perché non tanto perché non ha le qualità per farlo, quanto per il girone di ritorno che avrebbe fatto, perché per vincere il Grassina deve fare quasi percorso netto da qui alla fine, ha due squadre davanti, non una, quindi sicuramente la squadra avrebbe un compito davvero molto molto arduo. Però quello che va detto, e questo va dato atto anche a Tommaso Zepponi, che anche quando ci siamo visti a dicembre in occasione degli auguri, il Grassina era uscito da un momento magari un po' più difficile, stava cominciando ad annusare l'area dei playoff e la squadra era contenta, lo staff era contento perché si era tirato fuori dalla zona playoff, però sembrava quasi appagato, e invece lì davanti al pubblico, davanti ai tifosi e davanti ai giocatori, Tommaso Zepponi ha detto chiaramente: teniamo alta l'asticella, continuiamo ad andare a mille all'ora e puntiamo in alto, perché niente c'è prefitto. E devo dire la verità che in pochi forse quel giorno ancora ci credevano, però effettivamente quello che è successo, perché la squadra ha continuato ad andare a mille all'ora ed è terza in classifica, ha battuto il Monterosi in rimonta, l'ha battuta l'andata e al ritorno, avrà, come ha detto Tommaso, la quart'ultima giornata il Grosseto in casa, quindi effettivamente ha le carte in regola per giocarsi questo campionato, e se lo ha fatto è proprio perché la società ha dato questo input di non mollare mai. Presidente Giusti, riprenderesti Coralli? Sì. Sì, vi ha dato del valore aggiunto. Sì, molto. Molto. Dovessi... perché... Sì, sì. Prego. Sì? Prego, prego. Termina pure il tuo intervento. Perché, a parte la prestazione calcistica, sportiva della domenica, è veramente diventato l'uomo di riferimento per i giovani, per lo spogliatoio, per tutti. È diventato, diciamo, il punto di riferimento. Adesso ti siedi con Lorenzo Vitale per la prossima stagione, quando dovete scegliere l'allenatore andate su un esperto oppure su un debuttante? Qual è la prospettiva per la prossima stagione? Ma si sa ancora. Ci devi pensare, insomma, eh?
tante cerchiamo di finire quest'anno. Visto che insomma sarà difficile mantenere Matteo Innocenti, che pare sul tappino di diverse società professionistiche, hai già pronto il sostituto, un'altra invenzione, oppure vai sul sicuro? Una sorpresa, se dovesse andare via, io spero rimanga Matteo, se dovesse andare via perché non ci troviamo d'accordo, perché lui avrà l'opportunità di salire di categoria, e vedremo. C'ho in mente qualche nome, ma non ve lo dico. Immagino, anche perché insomma, bisognerà capire quello che succede, insomma, a breve, perché siamo veramente nel limbo. Insomma, Diletta, siamo arrivati al termine anche di questa nostra chiacchierata, la situazione è davvero delicata. Il pensiero, vista dal gentil sesso, secondo te qual è l'ipotesi più probabile? Si riprende nel mese di luglio, si riprende a settembre per concludere i campionati, si annulla tutto? Qual è il pensiero del gentil sesso su questo grande punto interrogativo? Allora, è difficile avere un'idea, anche perché se prima non decideranno cosa fare ufficialmente nella Serie A, anche nei dilettanti sarà difficile riprendere. Però io mi metto dalla parte degli allenatori, dei presidenti. Penso che forse la cosa migliore sarebbe annullare la stagione. Io ho letto sull'almanacco che mai una stagione calcistica è stata annullata se non quella in occasione della Prima Guerra Mondiale, quindi sarebbe veramente una cosa fuori dal comune. Sarà una decisione molto difficile da prendere, però speriamo sia presa quella migliore per quanto riguarda tutto il nostro calcio. Perché, scusa Diletta, innanzitutto complimenti perché vedo che fai letture interessanti, ma al di là di questo, la settimana scorsa il direttore sportivo della Lucchese ha detto siamo a tre quarti del campionato, se il campionato viene annullato ora dal regolamento andiamo noi in Serie C. Beh, questa è una cosa che in realtà la norma di regolamento non esiste, cioè nel senso c'è un vuoto normativo nelle NOIF che non legifera in nessun modo sull'interruzione anticipata di un campionato, quindi nessuno sa esattamente quello che accadrà. Come da regolamento è una cosa sbagliata, perché non c'è nessun regolamento da questo punto di vista. Il campionato a cui si fa riferimento la Diletta è il campionato di prima divisione, allora non si chiamava di Serie A, non era neanche a girone unico nel 1915, fu poi assegnato al Genoa, mio malgrado visto che sono sandoriano, e senza neanche giocare la finale contro la vincente del girone centro-sud, che dovrebbe essere stato il Napoli, ma anche lì non si giocò la finale. Quindi diciamo che lì l'Italia entrò in guerra, quindi ci furono motivi di causa, come si è detto, di forza maggiore, e lo scudetto fu assegnato poi nel 1919, addirittura, quindi 4 anni dopo la teorica conclusione di quel campo. Vedremo gli sviluppi, anche se la linea, parlando con i dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti, è quella di portare al termine la stagione. Sicuramente ci potrà essere la possibilità di ripartire anche nel mese di settembre, però di portare al termine la stagione, perché insomma ormai mancano pochissime giornate al termine di questa stagione agonistica, e quindi la volontà è quella. Però tutti i giorni qua ci sono delle situazioni che vengono messe in evidenza, e poi ovviamente al 30 di giugno c'è da normare anche il proseguo del tesseramento, perché al 30 di giugno molti giocatori si svincolano, quindi occorrerà posticipare sicuramente di qualche mese questa situazione, perché poi c'è tutto anche la tematica che riguarda per esempio i 2001 che sono tesserati in una società professionistica. Al 30 di giugno sono tutti liberi, se non c'è ovviamente un contratto da parte della società d'appartenenza o se non viene prorogato questo status. Insomma, ne dovremo discutere di questa situazione nelle prossime settimane, dovrà essere presa una decisione. Intanto ringrazio il presidente Giusti per il suo intervento. Grazie a voi. Insomma, e più che altro vedo che non mollate, questa è la cosa più importante, rilanciate, no? Sì, vediamo con calma. L'idea è quella. Questa è la cosa più importante. Intanto grazie per il tuo intervento. Grazie anche a Tommaso Zepponi, che addirittura pensa alla Serie C, quindi insomma io non ti chiedo neanche se rilanci o meno, perché ancora spera alla Serie C, quindi pronto a rilanciare, non ti fa paura neanche i contributi da pagare ai tesserati la prossima stagione, benvenga. Non esagerando, grazie a voi comunque dell'invito. Grazie a Tommaso Zepponi, grazie al nostro Andrea Labbate, insomma teniamoci aggiornati perché potrebbero essere le settimane decisive queste. Penso che tra questa e la prossima settimana verrà presa una decisione definitiva, no? Credo si possa fare. Per la Serie A sicuramente viene presa una decisione nel corso di questa settimana. Grazie intanto per il tuo intervento.
E grazie alla nostra Diletta, insomma, ti continua ad allenare Diletta via Skype con i tutorial, per come a mantenersi in forma, non solo i giocatori ma anche noi che facciamo TV. Come stai, Matti? È stato il mio compleanno, quindi ho mangiato tantissimo e mi sono presa qualche giorno di pausa, però da ieri ho ripreso alla grande, quindi torneremo in televisione, speriamo più secchi di prima, anche se la vedo dura. va bene, allora la speranza di rivedersi presto in TV nel nostro studio, esatto, per ammirare a tutto tondo la bella Diletta Bitorzoli, che sicuramente continua ad allenarsi con la cicletta, vedo che fai chilometri, hai scalato il Monte Stelvio, cosa hai fatto? Sono quasi in cima. Perfetto, grazie, noi ci vediamo prossimamente, seguiteci ovviamente sui social, sul Gioco è Fatto TV Prato, sul ovviamente sito dell'Almanacco e ovviamente sui nostri profili. L'appuntamento è alla prossima, grazie a tutti, ciao. Ciao.